Luglio 1981, e lì è iniziato tutto. Non avremmo smesso di fare scautismo. Antonio è una delle persone che ricordo con più piacere nella mia avventura di scout, nei miei quasi 30 anni di scautismo. L'educazione alla fede svolge proprio il ruolo della legatura nei pali della cucina. Tutte le altre competenze non possono stare in piedi. È stata veramente un'esperienza stupenda. Abbiamo cominciato ad andare avanti e a crescere con le nostre gambe. E sicuramente abbiamo portato a casa nel nostro cuore un ricordo bellissimo di quei giorni. Dei buoni cristiani e onesti cittadini. Sembrava davvero un'impresa impossibile. Io ho avuto la fortuna di fare il mio ultimo anno da coccinella, il ventennale, il mio ultimo anno da guida, il venticinquennale, e adesso che è il mio terzo anno da caporiparto, speriamo non l'ultimo, il trentennale. Un bambino, un lupetto, 30 anni fa, ora è capogruppo, insomma, di questa associazione. La nostra idea di lupettismo e di scautismo è l'idea non giusta o sbagliata, è quella di Baden Powell. Solo facendo parte del gruppo scout mi rendo conto di aver avuto la possibilità di incontrare certe persone che mi hanno formata, che mi hanno aiutato a crescere. Personalmente mi riconosco ovviamente moltissimo in quella che è la tradizione scout del nostro gruppo. Ti fa capire quante sono state le difficoltà e i problemi che hanno dovuto affrontare le persone prima di te. Quello che abbiamo seminato tanti anni fa ha piantato le radici nel cielo. Se è vero che noi abbiamo messo il seme, però questo seme poi è germogliato. Una volta scout per sempre.